Ma quante lezioni ci sono in rete sulle scale modali, eppure quanta confusione continuano a generare nelle persone? Oggi cercherò di spiegartele in pochi minuti, una volta per tutte. Sigla! Ciao, come detto, queste scale sono davvero un tallone d'Achille per tanti chitarristi, che infatti riempiono i forum e le pagine Facebook discutendo su quale sia l'approccio giusto per impararle. Posto che si tratta di un argomento veramente molto complesso che può richiedere mesi se non anni per essere assimilato, oggi cercheremo in pochi minuti e in una decina di passaggi di arrivare alla comprensione dei principali meccanismi. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale di YouTube se non l'hai ancora fatto e a scoprire come studiare con me cliccando sulla piccola i qui in alto, ma ora andiamo finalmente a parlare delle scale modali. Punto primo, devo studiare le scale modali? È arrivato il momento giusto per studiare le scale modali? Io ti consiglio di avventurarti in questo mondo se e solo se hai una solida base su scale maggiori, scale minori, scale pentatoniche e teoria musicale ed armonia. In caso contrario, se tutte queste fondamenta non sono ben strutturate, andrai incontro soltanto a confusione e a frustrazione. C'è anche da dire che pur capendo la curiosità su questi argomenti, ci sono artisti che hanno costruito la loro intera carriera senza nemmeno suonare una volta una scala modale. Quindi ti invito, se non hai i requisiti che ho appena citato, a non continuare a guardare questa lezione, ma a dedicarti a tutte le altre mie lezioni che ho fatto su scale maggiori, minori, scale pentatoniche, armonia, eccetera. Cosa sono le scale modali da un punto di vista tecnico? Ci sono veramente tantissime lezioni e risorse, quindi noi qui non ci dilungheremo più di tanto su questo. Ricordiamo semplicemente che sono scale derivate da una scala di partenza, ad esempio la scala maggiore, dove da ogni singola nota viene appunto derivata una nuova scala. Quindi dall'armonizzazione di una scala maggiore possiamo costruire in verticale, a partire da ciascuna nota, un accordo che si collega appunto ad una scala modale. Ma come abbiamo detto, la maggior parte delle persone capiscono questa impostazione con un po' di applicazione e non è qui che si presentano le difficoltà, quindi andiamo avanti. Cosa non sono le scale modali? Abbiamo visto quindi che esse originano da una scala di partenza, ad esempio una scala che parte dal secondo grado di una scala maggiore è chiamata dorica, ma è sufficiente quindi suonare una scala maggiore a partire dal secondo grado per essere una scala dorica? La risposta è assolutamente no. In assenza di un contesto armonico, tale scala parte sì dal secondo grado e arriva fino al secondo grado un'ottava più in alto, ma rimane comunque una scala di Do. Cosa non sono le scale modali? Tante persone studiano i box della scala maggiore in questo modo, pensando che questi box coincidano con le scale modali, ma lo sono veramente? La risposta ancora è no, questi sono semplicemente box chitarristici della scala maggiore. Quindi non ha nessun senso imparare le scale modali in questa maniera, avendo una tonalità tipo Sol e in orizzontale andando a fare questo. Queste non sono scale modali. Vuoi una dimostrazione? È presto fatto. Se io faccio questa melodia a partire da questo primo box, posso fare la stessa identica melodia sul secondo box. È assolutamente la stessa melodia, semplicemente fatta su due box diversi. E addirittura se la suonassimo su un pianoforte non avremmo nemmeno i due box diversi, sarebbe esattamente la stessa parte. Quindi non possiamo in alcun modo dire che questa sia una scala ionica e questa sia una scala dorica, ok? Sono semplicemente due box, due diteggiature chitarristiche della scala maggiore. Che cosa non sono le scale modali? Se io ho un gruppo di quattro accordi di questo tipo, Sol maggiore, Mi minore, La minore, Re settima, devo per ogni accordo cambiare scala? E quindi fare ad esempio una scala ionica sul Sol maggiore, una scala eolia sul Mi minore, una scala dorica sul La minore e una scala misolidia sul Re settima? La risposta ancora una volta è no, perché questi quattro accordi sono tenuti insieme da un legame di tonalità. Quindi non ha alcun senso pensare a quattro scale diverse, una per ogni accordo. Si tratta sempre della stessa scala, la scala di Sol maggiore. Ma quindi se tutte queste cose che abbiamo citato non fanno al caso nostro, quando salta fuori il concetto di scala modale o di suonare modale? Sintetizzando, ci sono due casistiche. La prima, quando in un contesto tonale compare un accordo che non fa parte di quel contesto tonale. Ad esempio, se io ho un giro di accordi in Do maggiore tipo Do, La minore, Re minore, Sol settima e a un certo punto compare un Mi bemolle,
I primi quattro accordi sono legati da una relazione di tonalità e quindi userò sempre la stessa scala, ovvero una scala di Do maggiore. L'ultimo accordo, il Mi bemolle, non è diatonico a quella scala, non fa parte di quel contesto tonale. Quindi sul Mi bemolle avrò bisogno di una sorta di toppa e andrò a mettere solo lì una scala, per esempio, di Mi bemolle ionico o di Mi bemolle lidio. Seconda possibilità, quando ho una base musicale monoaccordo o al massimo con un paio di accordi e voglio dare un colore particolare. Quindi ad esempio se io ho un Do maggiore, posso sicuramente suonare ionico, ovvero usare la scala di Do maggiore naturale, ma posso suonare anche misolidio, o suonare lidio. Ok? Queste cose le vediamo meglio tra poco. La cosa che mi preme però che tu abbia capito è che non ha senso parlare di scale modali suonando queste scale al vento senza un contesto armonico. E che se l'accordo che ci interessa ha intorno altri accordi con cui si produce appunto un legame di tonalità, ancora non ha senso parlare di modale. Quindi per suonare modale individuiamo l'accordo che ci interessa, eliminiamo gli altri accordi che ci possono essere intorno e concentriamoci su quello. Ma andiamo ora a cercare di dare risposta alla domanda più difficile: come faccio ad imparare e studiare le scale modali? Come ti ho detto, secondo me non ha davvero senso studiarle in orizzontale, in questo modo cambiando sempre la nota di partenza. La vera chiave è mantenere la stessa nota di partenza per tutte le scale modali e cantarle. Sì, hai capito bene, dimenticati un attimo schemi che puoi scaricare da internet con le scale modali e mettiti nell'ordine di idee di attivare le tue orecchie. L'unico modo per assimilarle è infatti abituare le nostre orecchie a sentire le differenze tra una scala modale e l'altra, e l'unico modo è partire sempre dalla stessa nota. Quindi ragioniamo ad esempio in Sol maggiore, su questo accordo, e suoniamo una scala di Sol maggiore. Questa è una scala ionica ed è anche la scala da cui partiamo. Cantata viene in questo modo. Ok? La scala maggiore che cantiamo fin da bambini tutti coincide con quella che c'è sul flauto dolce quando lo suoniamo. Che cos'è una scala misolidia? È una scala in cui il settimo grado è abbassato di un semitono. Quindi così. Quindi questa è la vera chiave per assimilarle. Sei in grado di fare quello che ho appena fatto io, cantare prima una scala ionica e poi una scala misolidia, hai assimilato il suono di queste scale. Facciamo un altro esempio. La scala lidia è una scala ionica in cui il quarto grado viene alzato di un semitono. Quindi scala ionica. Scala lidia. Okay? Stessa identica cosa, suonalo molto lentamente, prima canta nota per nota la scala ionica pa, 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 e poi la lidia pa, 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 pa. La differenza è tutta lì. Ti consiglio sempre comunque di alternare la scala all'accordo, quindi ogni volta suonare la scala ma subito prima suonare l'accordo per sentire il legame appunto che c'è con esso. Parlando di scale minori, suoneremo chiaramente su un Sol minore e la nostra scala di partenza sarà la scala Eolia, che coincide con una scala di Sol minore naturale. La scala dorica avrà il sesto grado alzato di un semitono. Rispetto a una scala Eolia, la scala frigia avrà il secondo grado abbassato di un semitono. Quindi Eolia, frigia. La scala locria, infine, ha sia il secondo grado che il quinto grado abbassato di un semitono. Quindi Eolia è questa. Locria. Una volta fatto questo lavoro, che può richiedere davvero anche mesi, ma con un po' di impegno darà veramente grandi soddisfazioni, potrai prendere delle basi monoaccordo con un paio di accordi che trovi anche su YouTube facendo delle semplici ricerche tipo Locrian backing track o Dorian backing track, esercitarti a suonare quello che hai studiato con il tuo orecchio sulla chitarra.
È chiaro che noi ora abbiamo ragionato su una sola posizione e poi bisognerà fare un lavoro di estensione a tutta la tastiera, come per tutte le scale. Ma io credo che la comprensione della vera natura delle scale modali e anche la comprensione a livello di orecchio sia veramente fondamentale e venga prima di tutto il resto. Alcune persone tendono a semplificare un po' il concetto dicendo: se io voglio suonare Sol misolidio, devo semplicemente suonare una scala di Do sulla base di un Sol maggiore. Questo è sicuramente armonicamente corretto, ma causa secondo me delle difficoltà di orientamento. Se io infatti suono sull'accordo di Sol pensando a una scala di Do, avrò in mente come note fondamentali, come toniche, le note Do. Invece l'accordo è un Sol, quindi determinate risoluzioni, determinate frasi dovranno appoggiarsi su questo accordo e non sull'accordo di Do. Non è un caso infatti che spesso chi utilizza questo approccio semplificato alle scale modali ha un modo di suonare che suona un po' più come un esercizio, come una scala appoggiata sulla base armonica senza troppa consapevolezza di essa. Ma è evidente che ci sono poi anche tutte le del caso, che si tratta anche di una questione molto soggettiva. Ognuno di noi pensa ai meccanismi musicali in una maniera diversa. Spero che questa lezione ti abbia comunque dato delle linee guida chiare, degli spunti su cui riflettere. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto e fatemi sapere anche quali altri argomenti di teoria musicale vorreste vedere trattate nelle mie prossime lezioni. Ciao, buona chitarra e a presto! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui. E scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!